preferisco parlare in piedi. Ecco, partendo da quello che ha detto Alessandro, sì, che ha fatto il birichino lui, e io quando l'ho visto nel negozio di Adriana, pensavo si conoscessero già, è talmente sicuro di sé, tanto che ho detto Adriana, ma lo conosci da tanto, perché è un terremoto? E lei dice, no, l'ho conosciuto, come l'ha fatto adesso? È passato, ha visto il manifesto, ha letto il libro, e bisogna fare qualcosa, vero? Dopo mi ha telefonato e ha detto, professoressa, lei lo presenta? Beh, cioè, non è che chiede, no, Alessandro fa così. E la professoressa ha obbedito. Con la famiglia Witt, sì, ci conosciamo da lungo tempo in modo, sì, più semplice, nel senso che i nostri figli frequentavano la stessa classe, alle medie. Poi ci si perde di vista, si sa dell'accaduto, come avviene nella vita, ognuno dopo prende le proprie strade, ci si dimentica, ma poi tutto ritorna, come li chiami tu, i ricordi incatenati, è un aggettivo fantastico, incarcerati, i ricordi incarcerati, lui nel libro li tira fuori. E allora passando, salutando i genitori e entrando più in confidenza, prima che il libro sì, fosse in vista, la mamma appunto mi ha raccontato le sue avventure, le vicende, tanto che e mi dice, ma Luca sta scrivendo un libro, ha detto, quando lo scriverà bisognerà senz'altro farne una serata, un episodio, perché è veramente un inno alla vita questo libro e quello che ha fatto Luca, perché la storia di Luca non è da tutti conosciuta, quindi Luca frequenta la terza media, la termina, è estate, vacanza, è il 7 agosto del 1985, doveva compiere i 15 anni, era già iscritto all'ITIS con tutti i sogni dei ragazzi e la felicità di non avere neanche compiti, perché vanno proprio nella pacchia di solito per i ragazzi. È una giornata di pioggia, è agosto, mi racconta la mamma, i suoi figli e la sorella stanno giocando a carte, stanno a casa, a un certo punto c'è uno squarcio di sole, la mamma dice uscite un po', e cosa fa un ragazzo a quell'età? Prende il motorino, quel motorino che tante volte crea paura ai genitori, tutto crea paura, anche la bicicletta, anche le macchine dopo, perché la mamma continua a fare le prediche, vero? E appunto, paura c'è sempre. E la mamma dice, ma è lì vicino San Nicolò, ma deve fare tanta strada. E poi il rumore, lo schianto, le tragedie che tutti conosciamo, le sirene, l'ambulanza, non pensi mai che sia per te, dice la mamma. La cognata che viene ad avvisare, la corsa in ospedale, dove Luca è già stato portato. Quando arriva nell'ospedale, a Porto Guaro, è già in condizioni terribili, tanto che da Porto Guaro viene immediatamente trasferito a Pordenone. A Pordenone la mamma e il papà in macchina arrivano a Pordenone e Luca viene messo e è già in stato di coma. E papà non occorre dire niente, cosa possono provare. A loro non viene detto niente, dice la mamma, fino alle 10 di sera noi non sappiamo niente. I medici non danno speranza, anzi consigliano di andare a casa perché tanto lì non c'è niente da fare. C'è anche un'altra bambina a casa, quindi si torna a casa e si ritorna alla mattina. Questo andare a casa e tornare alla mattina durerà 3 mesi, solo per vedere un ragazzo disteso nel lettino, intubato e in stato comatoso, per 3 mesi. Lo guardavamo dalla porta, dice la mamma, con il camice, con tutte le dovute attenzioni mediche. La mamma, che è mamma, anche il papà, desidera la mamma toccarlo, è la mamma che ha avuto in grembo un figlio, lo deve toccare. E allora chiede il permesso di poterlo toccare, perché veramente è commovente l'amore di una mamma che supera le barriere mediche. E Luca
le supera, perché c'è qualcosa di imponderabile che sfugge alla scienza e che i medici giustamente non possono quantificare, però l'amore di una mamma è superiore. Lei lo vuole toccare, allora per essere toccato Luca deve essere portato fuori nella sala di riabilitazione, quindi se lo portavano fuori, e allora la mamma lo toccava. Dove lo toccava? Dappertutto, ha detto, soprattutto nel viso. Toccava le mani, toccava i piedi. Alla mamma, un po' alla volta, sembrava che Luca rispondesse. A volte i medici, mi ha detto, le chiedevano se Luca avesse qualche risposta. La mamma rispondeva, e veramente solo una mamma può fare certe cose, rispondeva anche di sì, mentendo. Cioè lei dava a se stessa la forza e ai medici la dava perché loro avessero la forza, la speranza. A volte ha detto mentivo, però accarezzando lei sentiva a volte che il piedino leggermente si muoveva. È chiaro che i medici a questo non davano tanta importanza, perché ci sono anche le risposte nervose, le risposte, ma per la mamma quelle erano risposte, non erano le risposte nervose. E passano i 3 mesi, nell'altro mezzo mese qualcosina di speranza, sempre nei genitori, più grande di quella dei medici, che non davano speranza, perché giustamente anche dal loro punto di vista non è facile dare speranza quando scientificamente non la vedono. E allora la mamma dice che un giorno, sempre vedendolo quei 5 minuti, accostandosi alla porta, mi sembra che Luca la voglia chiamare e mette una gamba quasi in fuori come per dire avvicinati. La mamma interpreta. Dopo 3 mesi e mezzo, visto che c'è non miglioramento ma appena una speranza maggiore, decidono di portarlo a Milano. Il ragazzo va a Milano, sempre stato comatoso, a Milano hanno anche nella disgrazia la fortuna di avere dei parenti che li possono assistere, abitano abbastanza vicino all'ospedale, a Milano anche lì danno poche speranze, ha detto la mamma. E queste poche speranze restano veramente poche, anche dopo dunque i 3 mesi, siamo già arrivati a dicembre, quando lo portano via, resta a Milano fino a febbraio, sempre con queste poche speranze o nulla. Lì la mamma vede tutti i ragazzi che ci sono in coma, i disastri degli incidenti, e decidono i genitori di portarlo a casa. Tra l'incredulità dei medici, ma sì, siete impazienti, sapete cosa fate? La mamma leonessa, giustamente, come è stata definita, e il papà leone che la segue, decidono di portarlo a casa. Non si può dire, dice la mamma, quello che abbiamo provato, portare a casa un ragazzo che non si legge in nessun modo, che non capisce, però da lì in sedia a rotelle, seduto, e comincia un immenso amore, e solo veramente con l'amore, perché non ci sono altre spiegazioni, solo con l'amore della famiglia, dei genitori, le carezze, le coccole, gli stimoli su questa testa che si afflosciava sul banco, sulla tavola, la solitudine, ecco, mi ha colpito e commosso quello che ha detto la mamma, la solitudine è terribile, spariti gli amici, spariti tutti, i giovani perché sono giovani, perché hanno la scuola, la solitudine, sei tu, marito, papà, mamma e lui, e la sorella e qualche strettissimo familiare, ma il problema è tutto tuo. E lo accudiscono con tutto questo amore, papette e tutto quello che ne segue, e lentamente, perché siamo nell'86, lentissimamente, un po' alla volta, e io chiedevo, ma come ha fatto, ma è così,